So we ask kids from all over the world what they want to be when they grow up. When I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a professor. Scientist. Designer. I want to help people. Teacher. Actress. Engineer. Basketball player. Turns out, kids dream big no matter where they're from. Unfortunately, where they're from makes a big difference in whether or not they'll ever realize those big dreams. You see, 250 million children around the world cannot read, write, or do basic arithmetic. Many live in developing countries without regular access to schools or teachers. And it would take 1.5 million more teachers to bring these children up to a standard level of proficiency. It's clear that the traditional model of education is no longer scalable or sustainable. We simply can't build enough schools. Allora, questa qua è il più grande competizione mondiale che è appena stata lanciata, si chiama XPRIZE, 15 milioni di dollari per chi reinventa la scuola. Se volete informarvi di più c'è il sito di XPRIZE, oppure scrivete alla mail lucrezia@makerfairrome.eu. Lei si rappresenta singolare di rappresentare questo progetto. L'idea è mettere le migliori intelligenze del mondo a reinventare la scuola nel mondo. Come si può reinventare la scuola? Il premio è di 15 milioni di dollari, non male, ministro, no? Magari si scrive anche lei. Io mi scrivo, vorrei che si scrivessero anche tutti loro al nostro... No, calma, ministro, abbiamo ancora per esempio, un attimo. Io sono una studentessa. Faccio la studentessa. Indisciplinata. Si può sedere un attimo. Allora, prima del ministro, abbiamo sentito tre ragazzi parlare adesso, ma uno può pensare che, ma questa scienza è soltanto una roba da uomini? No, la tecnologia è una roba da uomini, basta? No. Prego, venite, voi, direttamente. Katri, Margot, Carla, dal Nevada, dalla California, dal Messico, sentite la loro storia. Kathleen Dunn, who is Kathleen? Kathleen Dunn, Margot Gilles, California, e Carla Dana, Messico, 16, 17, 19 anni. Your story. Ciao Roma! Okay, I want you to raise your hand if you have ever been in a disaster or earthquake. Allora, se qualcuno di voi ha mai vissuto un terremoto o un disastro, alzi la mano. Mai? Un terremoto? Beh, qualcuno. Dove è stato questo terremoto? Dove l'hai vissuto? A Roma? Ah, in Sicilia, sì, in Sicilia c'era, vero. Go ahead. Okay. Not so many earthquakes here in Italy. Okay. Then some of you know what it's like not to have communication systems available. Not to be able to communicate to your family and friends or the outside world. Allora, il problema è quando c'è un terremoto, uno dei grandi problemi in quel momento è la comunicazione, perché cadono le comunicazioni e voi non potete dare notizie, non potete chiedere aiuto, non potete chiamare i parenti, non potete dire nulla. Well, my team is here to fix that. Dice, noi tre ci pensiamo, lo risolviamo noi questo problema. Before I tell you about the project, I'm going to tell you a little bit about our team. Allora, prima del progetto vi presento le mie compagne di squadra. My name is Carla, I'm 19 years old, and I am the co-founder and lead of hardware development. Lei è Carla, 19 anni, è la co-founder del team. This is Caitlin, she's 16 years old, and she's the co-founder and lead of software development. Caitlin. And this is Margot, she's 17 years old, and she's the co-founder and lead creative director. Lei è la direttrice creativa, anche lei co-founder, 17 anni, 16 anni. Non male. Poi? Go ahead. You might be asking yourselves how we came together. That's a good question. Allora, la domanda è, ma che ci facciamo noi tre insieme? Come ci siamo messi insieme a lavorare? This summer, we had the incredible opportunity to attend the Exponential Youth Camp at Singularity University in Silicon Valley, hosted by IdeaCo. Allora, noi la scorsa estate abbiamo avuto l'opportunità straordinaria di andare al campus della Silicon Valley. This was a program aimed at teaching people cutting-edge technology in order to solve global problems. Allora, il bello della Singularity è che ti dicono come usare la tecnologia, tutte le nuove tecnologie, per risolvere dei grandi problemi del mondo, migliorare la vita di 1 miliardo di persone. It was amazing. Amazing? Si capisce. Era meraviglioso. We had the opportunity to bring together our passions and strengths to drive forward our purpose to help create global impact. Noi abbiamo finalmente l'opportunità di usare la nostra passione, la nostra grande passione, per avere un impatto positivo sul mondo. We had to overcome a lot of barriers, such as having to learn soldering, electrical engineering, and having a lot of time constraints.
Dice, abbiamo dovuto superare qualche barriera, come per esempio imparare a usare il saldatore o anche l'ingegneria elettronica e anche, diciamo, altri problemi di tempo. But the most important thing we learned from this is that even being high school students, we can do something about it. We had an idea and we found the resources to make it a reality, and now here we are, moving past barriers, dedicated to our project and knowing we're going to move forward. Ma la cosa bella è che avevamo un'idea, avevamo voglia di realizzarla e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo siamo riusciti a muovere avanti il nostro sogno, a portare avanti il nostro sogno. Margot will now tell you about the project. Okay, Margot, up to you. So here's a short video that's going to explain to you what the project is about. Il video spiega il progetto. Cool. Disaster Mesh Networks. So? So this video just showed you how we use the seeds to create a mesh network and help out disaster survivors. Now let's talk more about the mesh networks. Allora, mesh networks, entriamo un po' sul tecnico, però comunque sono delle reti internet, diciamo così. I'm going to explain what they are. Okay. So mesh networks use different access points or nodes which are spread out over an area to diffuse Wi-Fi on a greater space. Okay. Praticamente sono delle reti che usano dei punti di accesso Wi-Fi per creare delle altre reti di internet. But you don't have to be too technical now. Okay, okay, let's do it. So, it's perfect for disasters because it allows Wi-Fi to be spread out in a large area. È perfetto per i disastri perché ti consente di ricreare delle reti in altre zone. Let's talk about the logistics of our seeds. Sorry? The logistics of our seeds. What's inside? Yeah, go ahead, please. So there's a router, which is a machine that allows networks to be meshed together and allows the internet to be directed to the user. Ma I have a question for you. How do you know about router, mesh networks, all this stuff? I mean, did you study at school all this stuff? So cioè, we actually, dove hanno imparato tutta questa roba? Dove hanno imparato come è fatta la rete internet? E come si può costruire quindi una rete alternativa? Where did you learn it? We learned all this summer during our camp, and Google has been our best friend along the way. So it was just over a summer you could just become an expert in this? Cioè vi è bastata un'estate di studio per diventare esperti della rete di internet? We're really not experts, but we've done the most that we could to learn these skill sets in the shortest time possible. Okay, very good. Great. The seeds also have solar panels, so they're powered by solar energy in case there's no other energy sources available in disasters, which is a really frequent problem. Allora, questa rete è alimentata dal punto di vista elettrico da dei pannelli solari, perché poi quando c'è un disastro come un terremoto non c'è neanche l'energia elettrica, quindi con dei pannelli solari si attiva la rete. Each seed costs $20 to create right now. $30? $20. Right now. But with exponentially advancing technology, soon they'll be much cheaper and we can make many more of them. Dice che costa $20 tutta questa roba che hanno inventato, ma con il progresso tecnologico loro sono convinti che possa costare ancora molto di meno. But the seeds actually have a second purpose. Sorry? The seeds actually have a second purpose. Il secondo scopo di questo progetto è? You can plug your phone into the router via USB port and it charges it with the solar energy. Tu potresti caricarti, attaccare questa cosina al tuo telefonino e caricare il tuo telefonino con l'energia solare. Sembra magico. Sounds amazing, like magic. You have it here? It's here? Is this one? Yeah. Come on. Okay, okay. So the seed itself, this is our first prototype and we designed it using looking at maple seeds which float to the ground in a helical motion like this one. So it floats down and doesn't damage the electronics inside. Non so perché, I didn't get why you launched it.
Because to show what, how the seed falls down from the sky. Fa capire quello che succede quando loro accendono questo. And so? And now Caitlin's going to talk to you about the prototype that we made. Okay, let's see the purpose. What's going to happen? So, using the design that Margot just mentioned, we created the first prototype. It's obviously really big, but we used all off-the-shelf parts, so we had to up the size. È abbastanza... Is it very big, you mean? Big. Sì, però hanno usato dato tutti quanti i prodotti che sono facilmente disponibili per costruire questo prototipo. All of these components work. We have the solar panels and the router which connects to the mesh network. I pannelli solari, il router per collegarsi alla rete internet. And then? This is the landing page that those who log on to our network will see. Questa è la landing page di internet dove vi potete collegare. There are five options. Ci sono cinque opportunità, cinque strade, cinque possibilità. I'm trapped. I need medical help. I need shelter. I need water. And I need food. Sono intrappolato, ho bisogno di aiuto medico, ho bisogno di un rifugio, ho bisogno di acqua, ho bisogno di cibo. Using this information that the user gives to the website and their GPS coordination, the data is taken and given to relief organizations. E usando il GPS, che vi localizza esattamente con il satellite, voi potete mandare il messaggio e essere localizzati esattamente così che vi possano aiutare. And with our product, we are so excited to say that we are working with design companies to utilize the dynamics of the seed, to shrink it, and to deploy it. E adesso l'idea è farlo più piccolo, farlo migliore e finalmente utilizzarlo. So ready? Up and running, plug and play. It's ready now. That's good. You're going to start a company on this? Yeah. Yes. It's already, there is already a company? Mm-hmm. Okay, the company is you. Ok, hanno fatto una startup. Hanno fatto una startup che commercializzerà questo prodotto. Ragazze, complimenti, brave. Congratulations. Thank you so much. Great presentation. Ciao.